Ciao a tutti, io sono Ilenia e benvenuti o bentornati in questo nuovissimo video. Oggi parliamo dei Canti del Male, una serie scritta da Pier Giorgio Puliisci, autore sardo, che ha protagonista Vito Strega, un commissario della polizia, caparbio, determinato, cociuto, ma molto abile nel suo lavoro. Il primo libro di questa serie è Il Canto degli Innocenti, e la copertina la dice molto lunga. Edizioni Originals al prezzo di 15 euro. Vi leggo la trama. Una serie di brutali omicidi sta mettendo in serie difficoltà la polizia. Il dato strano è che gli assassini sono tutti ragazzi di tra i 12 e i 15 anni. A indagare il commissario Vito Strega, un brillante investigatore il cui lavoro è più una missione che un mestiere. Strega, infatti, serve un suo proprio ideale di giustizia più che le regole di procedura penale. È un poliziotto filosofico, attento alla psicologia dei criminali più che uno sbirro d'azione. È un uomo tormentato che combatte tra il desiderio di giustizia e l'impossibilità di ottenerla senza scivolare nell'abbraccio del male. Allora, qui non c'è scritto, però credo che il tema, il fulcro principale di questo libro, spero di non fare spoiler, è la manipolazione. È facile manipolare un ragazzino tra i 12 e i 15 anni. Tramite videogiochi, social network, comunque la rete internet, quindi noi che siamo un pochino più grandicelli abbiamo più consapevolezza di queste cose. Stiamo anche attenti a trasmettere questa consapevolezza a un ragazzino che può essere un figlio, un cugino, non so, un amico, un nipote, quello che sia, che ha quest'età compresa tra i 12 e i 15 anni, quindi diciamo la preadolescenza. Io ho un cugino di 15 anni e mezzo, che però è molto sveglio, penso che sia ben più consapevole di me di ciò che può succedere su internet, quindi magari adesso sono un po' tutti svegli, però siamo comunque attenti, no? Un po' tutti quanti, perché è facile manipolare la mente umana a qualsiasi età e siamo attenti a ciò che mandiamo a una persona che non conosciamo sui social o qualsiasi tipo di messaggistica che può esistere, perché poi succede che cadiamo noi in torto, come questi ragazzini che commettono addirittura degli omicidi, che poi rimangono lì impelati del tipo ora che faccio, che dico, non so neanche perché sono qui e perché l'ho fatto. Quindi attenzione, davvero attenzione. Poi questo Vito che entra e fa e dice, questo uomo molto imponente, no? Bello anche fisicamente, no? Molto capace nel suo lavoro, come dicevo all'inizio, quindi sa prendere anche questi ragazzini un po' così, no? Come un papà, un po' così, in realtà, come dire, sbadato, non lo so, ho questa impressione che essendo anche un uomo, no? Grande, bello, così, possa avere anche una fragilità interiore, ecco, e quindi molto bella questa introduzione, mi è piaciuta molto l'introduzione al personaggio di Vito e tutto ciò che gli succede. Comunque, possiamo proseguire con il secondo romanzo di questa serie. Mi dà molto fastidio che siano edizioni un pochino diverse. Comunque, il libro è La scelta del buio, sempre per Edizioni Originals, 16 euro il prezzo. Però sono un po' diverse. Innanzitutto è più alto e anche un pochino più grande, se vedete. E mi dà un pochino fastidio, però non ci posso fare niente. Se uno vuole leggere libri belli, questo è anche il lato negativo. Questa copertina mi piace di più, è più macabra e più, non so, lineare nel colore. Quindi vi leggo la trama senza gingischiare. Il commissario Vito Strega è rientrato in servizio operativo dopo che una commissione disciplinare interna lo ha reintegrato. Il poliziotto deve fare luce sul suicidio di un ispettore degli omicidi e nota da subito delle incongruenze. Conosceva la vittima, avevano condotto un'indagine insieme anni prima. Non crede che il collega si sia suicidato e inizia a indagare alle spalle dei superiori. Presto scoprirà di averci visto giusto e si troverà a fronteggiare l'incubo più grande per qualsiasi poliziotto. Vito Strega è un investigatore che ha fatto dello studio e della lotta al male la sua ragione di vita. Un uomo geniale ma dall'animo spezzato. Quindi ritroviamo alcuni aspetti, no, della vita di Strega.
E lo vediamo alle prese a un nuovo omicidio o suicidio, come pensano molti e sono convinti tutti gli altri che il suo collega si sia suicidato quando non è così. E lui è molto determinato, molto cocciuto, dicevo, e quindi vuole andare a fondo nelle cose. Da un lato è una cosa molto positiva, no? Perché mai fermarsi alle apparenze, no? Perché essere convinti della prima cosa che si pensi, no? Si è suicidato, sì, convinti. Tipo, perché? Perché fermarsi alla prima cosa e rende tutto molto più facile? Se c'è una minima cosa che ti fa venire la puzza sotto al naso, indaga, cioè, approfondisci le cose. Questo penso un po' in tutto in generale, approfondiamo un po' le cose. Non fermiamoci alla prima cosa che pensiamo e ci convinciamo che quella persona o quella situazione sia così e basta. Andiamo un po' a fondo nelle cose, ecco. E per il resto è tutto molto simile, no, al primo. E Vito Strega si conferma un ottimo poliziotto, un ottimo commissario, anche un ottimo personaggio anche nella vita privata, anche se in realtà lui è molto spezzato nell'animo, come dici qui, molto fragile interiormente, come dicevo prima. Però ci possiamo lavorare, Vito, mi raccomando, nei prossimi romanzi. L'ultimo libro di questa serie è Un colpo al cuore, ma lo pazzo di turno cambia di nuovo l'edizione, questa volta siamo per Nero Rizzoli al prezzo di 16 euro. Capite bene che questo è stato un colpo al cuore, cioè perché voglio dire il cambio di edizione, dico, rispetto ai primi due è tutto molto diverso. Perché mi fate questo? Però va bene, è un sacrificio che dovrò compiere se voglio continuare a leggere di Pier Giorgio Puliscci, di Vito Strega. Vi leggo la trama anche di questo libro. Occhio per occhio, dente per dente, la regola del serial killer che ha deciso di riparare i torti del sistema giudiziario. Dove non arrivano le giurie, arriva lui, rapendo, torturando ed eliminando i criminali che l'hanno fatta franca. Indossa una maschera dai tratti demoniaci e si fa annunciare ogni volta da un video intitolato La legge sei tu, in cui chiede alla gente di pronunciarsi in giudizio tramite votazioni anonime e irrintracciabili. A colpi di clic, il richiamo della giustizia sommaria diventa virale. Vendicatore spietato come il conte di Montecristo, villain incendiario al pari del Joker che solleva Gotham City, il giustiziere gioca la sua partita mortale. L'indagine sul caso che sta scuotendo l'Italia è affidata al vicequestore Vito Strega, esperto di psicologia e filosofia, tormentato criminologo dell'intuito infallibile, avverso la soluzione del male. Lo affiancano le ispettrici Mara Rice ed Eva Croce, diverse come il giorno e la notte, le due formano una coppia d'eccezione. I modi bruschi e l'impulsività di Mara sono compensati dall'acutezza del riserbo sfuggente di Eva. Tra la Sardegna e Milano, i tre poliziotti dovranno mettere in gioco tutto per affrontare un incredibile nemico dai mille volti e misurarsi ciascuno con i fantasmi del proprio passato. Allora, in questo caso, oltre all'internet che dicevo prima, no, che ci sono queste persone molto esperte, no, che ti fanno diventare un video virale, anche di questo genere e si autonascondono, no, dalle tracce che ci possono essere su internet, perché noi ogni cosa che pubblichiamo diventano rintracciabili subito e comunque. Anche dopo che noi le abbiamo eliminate, comunque sono rintracciabili su internet, quindi attenzione su questo, come dicevo all'inizio. E però il fulcro principale di questo libro è la giustizia italiana che molto spesso non funziona. Quindi anche innocenti che si ritrovano in prigione e cretini in culo, colpevoli che si trovano invece a piede libero, quindi c'è questo tizio che vuole riparare, tra virgolette, questa mancanza dell'Italia, no, della giustizia italiana, facendo cose brutali alla fine. Quindi si ritroveranno insieme Vito Strega con Mara ed Eva, che sono altre due protagoniste, due ispettrici, protagonisti sempre di altri libri di Pier Giorgio Puliscci. Si ritroveranno a lavorare insieme e magari è la volta buona che diamo una svolta alla loro vita, no? Di tutte e tre, perché hanno un passato tormentoso e sono tutti feriti all'interno e quindi
si possono equalizzare anche privatamente per un po' risollevarsi, e io ci credo molto, ci credo. Questo è l'ultimo romanzo pubblicato di recente, appunto per questa serie, quindi io ne aspetto altri e aspetto una svolta, no, nella loro vita, spero molto positiva, anche se immagino ci voglia tempo e io soffro. Comunque, in generale, la scrittura di Pier Giorgio mi piace molto. Mi piace chiamarlo per nome, mi viene più spontaneo, mi viene anche più facile chiamarlo così. Che poi così è il suo nome, insomma. E mi piace molto, molto diretta, brutale, soprattutto nei primi due. L'ultimo forse un po' così, un po' un pochino diverso, un po' cresciuto, maturato. Però mi piace comunque tanto. Personaggi ben caratterizzati e che ci danno molti messaggi positivi, d'altra parte però sono comunque umani, hanno il loro carattere, i loro difetti e il loro passato molto, molto passato, ecco, diciamo così, anche se in realtà è anche molto presente. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lascia un like, fammi sapere un tuo feedback, una tua opinione su questi libri in generale di Pier Giorgio Puliscio. Se ti va, iscriviti al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!